Summit in prefettura a Teramo, il sindaco pronti all'accoglienza. La ASL attiva l'unità di crisi sanitaria per tamponi e vaccinazioni, i primi profughi già in quarantena. A Tortoreto raccolti i materiali sanitari. Da oggi Abruzzo in zona bianca, occupazione terapie intensive al 7%, solo un decesso, 462 nuovi positivi e 444 guariti. Caro gasolio, la marineria si ferma, costi insostenibili, stop fino al 14 marzo, domani mattina consegna nel capoluogo adriatico dei documenti alla Capitaneria di Porto. Il Pescara riparte, il Teramo nei guai dopo la trentesima giornata, parla il capitano biancorosso Arrigoni, ospite stasera a Qui Pro. Cordiale saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG Abruzzo. In apertura alla crisi in Ucraina, oggi riunione in prefettura con gli organi impegnati nella gestione dell'accoglienza dei profughi. L'assessore provinciale Corona e il sindaco di Teramo hanno chiesto al prefetto un indirizzo comune tra le istituzioni, indirizzo che si determinerà domani anche di concerto con la regione Abruzzo. Chiara Bonatti. Dopo la riunione di questa mattina a Teramo in prefettura, insieme a tutti gli organi competenti nella gestione degli arrivi dall'Ucraina, si aspetta l'incontro in regione con il presidente della Protezione Civile per dare delle linee guida più precise. Ma nel frattempo la richiesta è stata di un'impostazione univoca sulla gestione dei profughi. Aspettiamo la linea guida del Presidente della Regione, che attraverso un'ordinanza quindi darà una linea proprio di protezione civile e regionale. Dopo vediamo cosa viene deciso domani. La provincia mette a disposizione tutte le strutture di sua competenza, anche perché l'Assemblea dei Sindaci, per coordinare un attimino su tutto il territorio in una linea comune che non, come succede all'inizio di un'emergenza, ognuno si muove in autonomia. Quindi vogliamo un coordinamento ben preciso e la provincia può far questo. Un piano di accoglienza che deve però essere messo in campo in modo ordinato, ecco perché abbiamo chiesto al prefetto, che ringrazio per la convocazione della riunione di oggi, che si determini una rete istituzionale che intanto ci consenta di conoscere il numero e la tipologia di persone che arrivano in Italia e nel nostro territorio in particolare, anche per verificare l'impatto dell'emergenza, il rischio che non possiamo correre ci sia un aggravamento dell'emergenza sanitaria in corso. Domani parteciperò come presidente ANCI al tavolo convocato dal Presidente della Regione, che è quello determinante, perché il Presidente della Regione è il commissario delegato all'emergenza, quindi insieme alla Protezione Civile Regionale e al Dipartimento Sanità dovrà dare delle linee guida. Molto importante questo, una rete di comunicazione istituzionale tra tutti gli enti, ma soprattutto un'informazione unica all'esterno, perché non possiamo correre il rischio che tutte le istituzioni chiamate ovviamente in questa fase diano delle risposte diverse l'uno dall'altra. I sindaci sono pronti, ma è necessario che ci sia una gestione centralizzata, altrimenti rischiamo di disperdere questa straordinaria energia solidale che si è messa in campo. Vi do un numero, perché anche un'altra attività importante che ritengo si debba fare e possa essere utile per capire anche l'impatto sul territorio è verificare il numero dei residenti di nazionalità ucraina all'interno dei territori comunali. Noi a Teramo abbiamo 168 cittadini residenti di nazionalità ucraina. È chiaro che questo non è un dato che ti darà la dimensione, però è sicuramente indicativo per comprendere anche quale potrà essere l'afflusso di quella rete familiare e parentale che inevitabilmente si è già messa in moto. Quindi siamo pronti, è necessario però che ci siano delle linee guida centrali a livello regionale e a livello di prefettura. Con la riunione in prefettura si è delineato anche un piano sanitario per tamponi e vaccinazioni dei profughi. La ASL ha messo a punto un'unità di crisi. Intanto i primi profughi sono in quarantena come da protocollo. E allora andiamo ad ascoltare il servizio con tutti gli aggiornamenti dalla nostra Chiara Bonatti. Con la riunione in prefettura c'è stata anche da organizzare la parte sanitaria. Per questo la ASL di Teramo ha provveduto a fare già un'unità di crisi.
per impostare i tamponi e le vaccinazioni dei profughi ed evitare un peggioramento dell'emergenza sanitaria. Innanzitutto, per quanto attiene i tamponi, loro sono obbligati, a chi arriva deve fare il tampone per verificare subito se sono positivi o negativi. Dopo, se sono positivi, si vanno attuate le norme che valgono qua anche in Italia per il tracciamento, per il loro, la sorveglianza, ecco, e quindi questo è per quanto i tamponi. Dopo è ovvio che c'è, dietro le indicazioni date dal commissario Figliolo, tutti questi profughi devono essere vaccinati, anche perché è verificare le compatibilità dei loro vaccini che hanno fatto nel loro territorio con i nostri, anche perché è una popolazione, lì è vaccinata solo il 34% della popolazione, hanno fatto la prima dose, la seconda dose è bassissima, 5-6%, quindi è ovvio che va monitorata la vaccinazione, ma dobbiamo monitorare anche le altre vaccinazioni sulla polio, sul morbillo, su tante altre situazioni, che perché loro è un popolo restio alle vaccinazioni anche per le criticità di reperire questi vaccini, ecco, sorge tutto un problema sanitario, ma un altro problema sanitario è quello di mettere a disposizione dei posti letto in ospedale per eventuale necessità di ricovero. Noi oggi abbiamo fatto anche un'unità di crisi in ambito aziendale, appunto ci stiamo organizzando creando una struttura, un organismo che si occuperà proprio di questi, di trattare appunto gli ucraini che dovessero venire in Italia e soprattutto il nostro territorio. Le prime persone che sono arrivate dall'Ucraina sono state accolte anche dalla Caritas diocesana e, seguendo le direttive date dal governo e dalla ASL, sono state poste in quarantena come misura preventiva. Allora, noi stiamo sensibilizzando le famiglie che hanno disponibilità di camere o di alloggi o di appartamenti. Le prime persone che sono già arrivate stanno facendo la quarantena e li stiamo sistemando in pensioni e poi speriamo anche nella collaborazione delle persone che appunto hanno la possibilità di fornire alloggi o camere per queste persone. Si tratta soprattutto di mamme con bambini, quindi è chiaro che l'accoglienza è un po' particolare. Sul fronte politico si registra il viaggio del segretario della Lega Matteo Salvini con l'onorevole Paolo Grimoldi al confine tra Polonia e Ucraina. Il parlamentare teramano Zennaro ribadisce la posizione del Carroccio, ma ascoltiamo Alfredo Giovannozzi. Salvini e Grimoldi sono andati in Polonia, si sposteranno fino al confine con l'Ucraina, ma quando si prenderà coscienza in Italia che siamo in guerra, secondo lei? No, intanto l'Italia non è in guerra, c'è una guerra in Europa e siamo al lavoro soprattutto per portare anche un messaggio di pace, perché questa guerra, lo stiamo vedendo, bombe, dolore di tante famiglie, profughi che sono costretti a lasciare le proprie case, donne e bambini che stanno arrivando nel nostro paese. Questi sono i veri profughi e queste sono le vere persone che dobbiamo accogliere, perché scappano veramente da una vera guerra. Però la coscienza di pensare che Putin possa passare sopra o sottostare a determinate condizioni, tipo le sanzioni, in questo momento non c'è. Nel senso che uno che va per la sua strada e a brigante solitamente si risponde con un brigante e mezzo. Ma bisogna intanto puntare che le armi si fermino, bisogna che tutti gli interlocutori ascoltassero il messaggio che il Papa ha dato: bisogna fermare le armi, e si cerca in queste ore anche, si sta muovendo in vari negoziati anche a livello internazionale, si è proposta proprio stamattina anche la Cina per fare mediatore, ieri Israele, il primo ministro è stato in Russia, bisogna che ci sia anche, per permettere i corridoi umanitari, ci sia un momento in cui si fermino le armi, e tutti quelli che invece stanno aizzando, anche commentatori, opinionisti, a un intervento diretto della NATO, sbagliano, perché si rischia veramente la terza guerra mondiale. Lei ha nominato il Papa, è normale che la presa di posizione più forte su questa storia sia arrivata proprio dal Santo Padre e non magari da altri, tipo gli Stati Uniti, Biden? Sicuramente possiamo dirlo, se ci fosse stato Trump non avremmo avuto quello che stiamo vivendo in queste ore. Forse Putin avrebbe avuto anche come deterrenza
la paura di, insomma, di un'America forte. Però, ripeto, bisogna che tutti gli interlocutori non lavorino per andare a incendiare già quello che è un incendio, perché c'è il rischio che possa anche espandersi, quindi bisogna stare molto attenti. E nella notte sono arrivati a Pescara altri 14 profughi che sono scappati dalla guerra in Ucraina. Sono 16 al momento le persone ospitate all'hotel Holiday, convenzionato con l'assessorato alle politiche sociali del comune. Sara Del Vecchio. La città di Pescara ha accolto dalla scorsa notte gli ultimi 14 profughi arrivati dopo circa 48 ore di viaggio. Si trovano all'hotel Holiday convenzionato con le politiche sociali del comune. Nella struttura sono 16 in tutto gli ucraini fuggiti dalla guerra. Con l'emergenza sanitaria ancora in corso vengono effettuati i tamponi e man mano anche i vaccini, secondo un piano ben preciso, così come spiega l'assessore alla protezione civile del comune Eugenio Seccia. Non tutte le persone che arrivano in Abruzzo però vi restano. Così come è accaduto la scorsa settimana, diversi ucraini raggiungono poi altre destinazioni in base a dove vivono i familiari che si trovano in Italia da tempo. Nonna Irene, in Abruzzo da 13 anni, arriva in hotel con cibo e vitamine perché la nipotina non si sente bene. E noi possiamo dire tanto grazie agli italiani che avete raccolto i nostri figli, i nipoti che scappati da tanta paura. Almeno che sentivano le sirene giorno e notte, che dovevano scappare, dormire nelle cantine, per questo avevano tanta paura. Da città mia, diciamo, grazie a Dio ancora non cadono le bombe, però dormire nella cantina quando si sentono sirene è un po' pesante, soprattutto la notte, prendono le coperte e vanno a cantina. Là rimasti i miei genitori, l'altra figlia, due generi, una figlia con due bambine arrivate fin qua. Per adesso ci troviamo bene qua, grazie a voi che veramente siete tanto dolci e gentili per noi. Per i bambini è stato duro il viaggio, tant'è che non sono stati benissimo. Certo, pure loro stanno nel viaggio 48 ore, pensate come sì, stanchi, per questa stanchezza diventati iperattivi, perché adulti quando stanchi è fiacchi, ma i bambini incontro, ma piano piano vediamo. E ci spostiamo a Giulianova, dove sono state accolte 8 famiglie ucraine. Il sindaco Costantini sottolinea il lavoro fatto dall'ente per non farsi trovare impreparato. L'Inno Nazionale. 8 famiglie fuggite dall'orrore della guerra in Ucraina accolte a Giulianova e altre sono in arrivo in queste ore. Il sindaco Ivan Costantini, di concerto con il suo vice Lidia Albani e con le varie associazioni di volontariato, ha messo a punto la macchina della solidarietà per non far mancare nulla ai profughi e per trovare loro una sistemazione. Noi abbiamo già accolto delle famiglie nei giorni scorsi, ne accogliamo oggi nelle altre, ci sono dei minori. Quindi abbiamo velocizzato tutte quelle pratiche per avere il codice fiscale, per mandare i vigili urbani a registrarli, a mandare comunicazioni in prefettura. Preferiamo fare pochi spot e lavorare di più. Li facciamo visitare subito dal dottor Calafiore. Ringrazio il vice sindaco Lidia Albani che si è messo subito a disposizione. Non facciamo clamore, ma cerchiamo di accogliere tutti senza far mancare nulla a loro. Sono persone che vengono non solo da problemi psicologici, la Croce Rossa si è messa già a disposizione, abbiamo già attivato una sorta di protocollo nostro interno che insomma possa dare delle risposte, ma purtroppo anche i più piccoli vengono da giorni e giorni al freddo e quindi abbiamo interessato subito il dottor Calafiore che appena arrivano questi bambini vengono subito visitati, se hanno bisogno ancora prima di avere il codice fiscale ci mettiamo a disposizione. Ieri, tra le altre cose, è partita la campagna di solidarietà con la raccolta di beni di prima necessità. Giulianova ha risposto benissimo. Sì, noi ringrazio anche l'associazione Colibrì che andrà direttamente, cercherà di arrivare direttamente al confine sia con la Polonia che con la Romania per tentare di dare delle risposte proprio lì dove queste persone arrivano dopo giorni e giorni di bombardamenti, dopo giorni e giorni di trasferimenti tra treni, macchine, a piedi, viaggi della speranza.
iniziano veramente ad arrivare da noi delle storie reali di persone che noi vediamo e non più quelle che comunque ogni mattina i media nazionali raccontano. Il problema c'è, lo affronteremo, noi siamo una città aperta, città dell'accoglienza e non faremo mancare come abbiamo sempre fatto, ricordo anche i tristi momenti del terremoto dove abbiamo accolto centinaia di persone, migliaia di persone che arrivavano dall'Aquila e da tutta la provincia. Il sindaco inoltre ha ricevuto una comunicazione da parte dei pediatri che operano in città con la quale danno la piena disponibilità a visitare e prendersi cura dei bambini che arriveranno dall'Ucraina, molti stremati e senza vaccino anti-Covid. Ringrazio il personale dell'ospedale di Giulianova che si è messo a disposizione, tutti i pediatri, abbiamo ricevuto una mail con un gran numero di pediatri di Giulianova che hanno detto in qualsiasi momento siamo a disposizione anche con alcuni medici di base, noi siamo pronti e sicuramente non faremo mancare nulla a queste persone. Io faccio la mia parte è lo slogan che descrive l'attività di quattro importanti realtà della provincia di Teramo. Si tratta di Circolo Culturale Colibrì, Radio Teramo, La Voce dell'Abruzzo e Soccorso Amico. Questi hanno organizzato una raccolta di beni e materiali di prima necessità e primo soccorso da inviare presso il Centro Clinico Medico Militare di Kiev. Giancarlo Falconi. Io faccio la mia parte, unisce diversi comuni della provincia di Teramo, sensibilizzazione e raccolta materiali, soprattutto sanitari per l'Ucraina. Assolutamente, noi come Radio Tortoreto ci siamo mossi immediatamente nei giorni insomma, successivi allo scoppio di questo terribile conflitto che ha colpito le popolazioni ucraine. Ci siamo coordinati, come dicevo, con diverse associazioni territoriali, da Giulianova, Mociano, Alba Adriatica, anzi colgo l'occasione appunto per ringraziare la macchina della solidarietà che si è immediatamente messa in moto per raccogliere appunto questo materiale di cui c'è estrema necessità e urgenza. Stiamo parlando appunto di materiale medico, sanitario e di primo soccorso. Abbiamo ovviamente gli antibiotici, gli antipiretici, tutto ciò che anche una famiglia normale può avere a casa che non usa, potrebbe anche portarlo. Assolutamente, tutto materiale che può essere facilmente reperibile nelle farmacie o appunto nei vari diciamo, centri. Ci siamo concentrati su questo materiale perché, come ho già anticipato, è quello di cui c'è estrema necessità e urgenza. La gente sta rispondendo davvero con un grande cuore, dimostrando davvero grande solidarietà e questo diciamo, è la cosa più importante ancora prima diciamo, con la speranza che questo conflitto possa terminare il prima possibile. Luogo della raccolta. Tempi. Allora ci sono diversi riferimenti territoriali, io me ne occupo personalmente della raccolta a Tortoreto, potrete diciamo contattarmi nelle varie locandine che abbiamo pubblicizzato nelle varie piattaforme social, sia della mia associazione Radio Tortoreto che di quelle diciamo che si sono unite a noi. E la raccolta principalmente avviene durante tutta la settimana dalle 3 del pomeriggio fino alle 6, ovviamente tramite un previo contatto telefonico sia a Tortoreto, Alba Adriatica, Mociano e come detto Giulianova. Ed ora la pagina dedicata al Covid con quelli che sono i dati riferiti alle ultime 24 ore in regione. Sono 462 nuovi positivi che si registrano oggi in Abruzzo, ma i tamponi effettuati sono inferiori rispetto ai giorni scorsi. La regione è tornata oggi in zona bianca con un tasso di occupazione dei posti letto al 7% per le terapie intensive. Sara Del Vecchio. 462 casi si registrano oggi in Abruzzo. La regione torna in zona bianca visto che i parametri sono compatibili con l'area di rischio senza restrizioni. Al momento il tasso di occupazione dei posti letto è al 7% per le terapie intensive e al 21% per l'area non critica, mentre l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è 555. Dei positivi odierni, 295 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.279 tamponi molecolari e 3.411 test antigenici. Il tasso di positività è dunque pari a 9,85%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso. Si tratta di un 89enne della provincia dell'Aquila e sale a 3.444 sono invece i guariti.
294 pazienti, quindi più 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 12, meno 1 rispetto alla giornata di ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 64.807, quindi più 2 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Anche la marineria abruzzese si è fermata nella giornata odierna, ma resterà in questa condizione fino al 14 marzo per protestare contro il caro gasolio. Sara Del Vecchio. Si fermano per una settimana i pescherecci di Pescara, così come quelli di tutta Italia. Uno stop dovuto al caro gasolio che non consente più di sostenere l'attività della marineria, visto che le spese sono superiori ai guadagni. Lo spiegano bene gli armatori riuniti questa mattina a Pescara per individuare la giusta strategia da seguire per far sentire la propria voce. Per ora lo sciopero durerà una settimana fino al 14 marzo, ma il presidente dell'Associazione Armatori Francesco Scordella invita tutti ad aderire. Bisogna restare uniti, dice, e domani mattina alle 9 verranno consegnati i documenti alla Capitaneria di Porto. Abbiamo deciso di sospendere le attività di pesca perché col caro gasolio praticamente è insostenibile più andare a lavorare, sono più i costi che le entrate. A livello nazionale hanno fatto tutta questa scelta, vediamo un attimino di iniziare un percorso con le istituzioni per trovare una soluzione e delle idee per quanto riguarda il ritorno in mare. Domani la consegna dei documenti, lei ha fatto un appello, tutti ci devono essere. Sì, noi nelle riunioni che abbiamo fatto anche a Civitanova abbiamo deciso di consegnare i documenti come segno di protesta, perché non è più sostenibile, quindi noi abbiamo anche dei marittimi a bordo con le famiglie e dobbiamo tutelare queste persone qua che hanno le famiglie, non solo le aziende, e le lascio immaginare con questa situazione che c'è una guerra in atto, e innanzitutto il pensiero va a quelle povere vittime della guerra, ma noi dobbiamo pensare oggi a queste aziende e a questi marittimi di trovare una soluzione al più breve presto possibile. Lo shopping a portata di clic, l'iniziativa presentata dall'associazione Assorose di Roseto degli Abruzzi, che vede la partecipazione di una quarantina di esercizi. Si tratta di uno strumento per arginare l'e-commerce lino nazionale. Lo shopping a portata di smartphone. A Roseto l'associazione dei commercianti Assorose ha realizzato un portale attraverso il quale gli utenti potranno navigare e scoprire offerte, prodotti, proposte delle attività commerciali presenti sul territorio. Negozi di abbigliamento, di oggettistica, ma anche bar e ristoranti. Anna Castelli, presidente dell'associazione, spiega perché è stata realizzata questa iniziativa che ha trovato il sostegno anche da parte dell'amministrazione comunale. Nasce per avere una maggiore visibilità da parte di tutti gli associati di Assorose, hanno il diritto di avere un'ottima visibilità sul web. È anche una forma di contrasto per l'e-commerce delle grandi piattaforme? Assolutamente sì, è essenziale avere visibilità perché anche per i nostri turisti quando arriveranno abbiamo creato questo portale, un vero e proprio portale dello shopping rosetano, e quindi con un semplice smartphone riusciamo, inquadrando un QR code, a entrare in un mondo anche virtuale però della nostra cittadina. Al momento sono una quarantina le attività che hanno deciso di aderire al progetto, ma il numero sembra destinato a crescere. Cerchiamo di spiegare come funziona esattamente il portale. Il portale ha l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i cittadini e per i visitatori, in modo tale da trovare in modo semplice e immediato l'attività commerciale di cui hanno bisogno in quel momento. Quindi è un modo per mettere in contatto, a portata proprio di smartphone, le attività commerciali del territorio rosetano con i visitatori e con i cittadini. La ricerca è molto semplice perché si utilizzano delle parole chiave, le parole chiave sono abbinate ai servizi e i beni che vengono offerti dalle attività aderenti al portale, e quindi in questo modo si apre tutta una lista di attività e ogni attività all'interno del portale ha una propria scheda con l'immagine, la geolocalizzazione, i servizi che vengono offerti, il contatto, quindi il telefono, la mail, addirittura anche il collegamento con il proprio sito web e con le proprie pagine social. Gloriano Lanciotti, presidente
presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato l'importanza di questo progetto, unico in Abruzzo e tra i pochi in Italia. Una bella iniziativa, e faccio un plauso all'Associazione dei Commercianti Rosetani, perché in un momento di grandissima difficoltà, dopo 2 anni di pandemia e purtroppo con l'inizio di una guerra che non sappiamo dove andremo a finire e con tutti gli aumenti che ci sono in questo momento e l'esplosione dei costi per quanto riguarda la benzina e il gas, quindi mettersi insieme in questo momento di difficoltà è sicuramente un momento utile, propizio e anche coraggioso. Quindi questa iniziativa spero che possa essere da esempio anche per gli altri commercianti, gli altri comuni, in maniera che si possa creare anche una rete per quanto riguarda il piccolo commercio e comprare e fare gli acquisti. Nereto ha festeggiato i coniugi più longevi della Val Vibrata. Nicola Felicioni ha 101 anni e Palma Consorti ne ha compiuti 100. Palma, che tutti chiamano Muccia, racconta la sua storia di vita. A far visita ai coniugi ultracentenari è stato il sindaco Daniele Laurenzi. Alex De Palo. A Palma, per il tuo 100° compleanno, e a tuo marito Nicola per i suoi 101 anni. Tanti cari auguri a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Nereto. Il sindaco Daniele Laurenzi, con grande affetto. "201 anni insieme. Nicola Felicioni ne ha compiuti 101 lo scorso 15 gennaio. Lei, Palma Consorti, per tutti Muccia, la consorte di un'intera esistenza, è stata festeggiata per i suoi 100 anni ieri a Nereto. Muccia racconta la sua storia di donna longeva, ma soprattutto di grande lavoratrice. Mi sento in gelo proprio. Ah, in gelo. Questa comitiva che ti sta a venire a trovare a me, una vecchia di 100 anni. Sono orgoglioso di tutti quanti. Di tutti. Hai lavorato tanto nella tua vita? Tanto ho lavorato. E mezzo in tempo di guerra. Io e mio fratello, era mezzanotte, ci eravamo in campagna. E sono orgoglioso di raccontarlo. Se tornassi indietro, risposeresti Nicola? Beh, sì. 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 Perché mi ha trattato da donna. Non è una schiava, e mi ha portato anche in Venezuela e ho lottato anche te. Tu, nonna Palma, hai 100 anni e nonno Nicola 101. Pensavate di stare insieme ancora a questa tarda età? No, questa è la fortuna del Signore che mi ha aiutato tutte e due. Ti hanno festeggiato i familiari, i figli, i nipoti e i pronipoti? Tanto abbiamo festeggiato, tanto, non me lo vado a mancare, me ritornavo dove adesso. Palma ha sempre lavorato come domestica e contadina. Nicola è stato un imprenditore del settore tessile ed era titolare dello storico maglificio Lian. Palma e Nicola hanno vissuto tutte le pandemie, dal tifo alla spagnola fino al Covid, oltre alla Seconda Guerra Mondiale. Una vita insieme anche come migranti prima di far rientro in patria. È proprio da questa indimenticabile esperienza all'estero, in Venezuela, Nicola Felicioni, in occasione del suo 90° compleanno, ha scritto il libro Storia di una vita. E vi ricordo questa sera sul fronte sportivo l'appuntamento a partire dalle 20:30 con Qui Pro, il settimanale dedicato alle squadre abruzzesi di Serie C, Pescara e Teramo, ospite di Sergio Cinquino, il capitano biancorosso Andrea Arrigoni. Con questa ultima notizia noi vi salutiamo ringraziandovi dell'attenzione e augurandovi un buon proseguimento di serata con la programmazione sulla nostra rete. Arrivederci.